ciao a tutti, un bacio a tutti. Questo è un altro video AliExpress, questo è un concentrato di AliExpress. Dopo il 25 mi sono arrivate carovanate di pacchetti, la postina prima mi salutava, adesso non mi guarda più manco sulla faccia e io ho il terrore di dirle che mi devono arrivare altre cose. Non mi parla più, perché probabilmente passa qui tutto il tempo, quella deve prendere tutta la roba mia, ma la deve portare, perché mentre nell'altro quell'altro video che avevo fatto era in più un tranche, adesso si sta concentrando, ogni giorno ci sta due pacchetti, quindi ho detto sai cos'è, faccio il video, mi sono rimaste qualche altra cosetta, forse lo accoderò in un altro video, ma adesso questo ho necessità di metterle via sta roba, perché come faccio? Quindi sotto nell'info box metterò il link al loro canale, metterò il link dei prodotti. Quindi adesso sposto tutto, sto scarafotto tutto di qua, bello bello, ecco ci sono, ci sei Erika, ci sarai, spero sempre di sì. Ecco qua, sto storta, non so perché, perdonatemi, ma mi sta cedendo qui il trespolino. E quindi pensavo di poterlo sostituire con quello che avevo preso dagli Express, invece fa cagare e quindi non posso farlo. Allora, volevo incominciare con questo che era chiuso in questa bustina, ma mia figlia l'ha già montato, quindi ve lo faccio vedere direttamente. È Loki della Marvel. Come si chiama, Giulia? Cosa? Come si chiama questa, la Future, cos'è? La figure di Loki. Lei l'ha già montato, io ve lo faccio vedere così, carinissimo, perché? Perché mi sembra 65 centesimi, ma sotto ci metto comunque tutto. E, quando l'ho scelta non c'era né la spada né lo scettro, quindi 65 centesimi era praticamente solo l'omino con le corna e il mantello, basta, invece è arrivato con tutto. Quindi Giulia è tutta felice, adesso lei vuole fare tutta la sua collezione, quindi questo qui è arrivato perfetto, eccoci qua. Quindi questo è il primo, adesso incominciamo invece con quell'altra che è una sola. Avevo ordinato degli orecchini e mi è arrivato tutt'altro, e io ho già scritto, ho già fatto, ho già detto, vi voglio far vedere la mostruosità degli orecchini che mi sono stati mandati. Praticamente questi addirittura si sono tipo ossidati, ecco, pensate da quanto tempo è che ci avevano sta roba in magazzino, ma sono uno scenità sti orecchini, il davanti c'ha, no ve lo apro perché va bene, era sempre una cifra bassa irrisoria, ma non era una coppia di orecchini quello che avevo preso, era il finto orecchino quello che va messo sul... su tutto, insomma era carino, era un finto orecchino molto carino, e mi hanno spedito sta roba che non sa né de me né de te né messi insieme tutti e tre, ma è proprio brutto, cioè non mi piace a me sta cosa, non, ma cos'è sta roba qua, cioè si mette così, si aggiunge sto pezzo, poi si mette questo dietro, ma è proprio una stupidata. Ecco, praticamente l'orecchino è questo, una stupidata. Quindi ho già scritto, non so adesso quello che faranno, comunque io ho aperto la controversia perché il prodotto è venuto completamente diverso da quello che avevo ordinato io. Buono, adesso vi faccio vedere invece quello che mi è arrivato, eccoci qua, ste mappottelle, guardate quante carine, queste le avevo finite, mi sono fatta tanto male prima, queste le avevo finite e le ho ricomprate questa volta da AliExpress. Guardate che carine, no? I colori sono stupendi. Infatti, diciamo che su sto giro ho fatto una prova, ecco, non ho speso eccessivamente tutto l'ambaradan tra tutte le cose, questo ordine, quello precedente e quello che mi dovrà venire sulle 25 euro delle cose. Cioè, non è che sia chissà quanto speso, eh? Le cose sono tantissime, però guardate che carini questi qua, ma sono proprio belli. Qui ho preso questi qua, vedevo l'ora che mi arrivassero perché proprio mi servivano, quindi dopo questo metto via. Poi, e mi sono arrivate queste piccoline, 1,60 euro, queste qui sono 20, dovrebbero essere. Li apro con voi, ho già visto che sono di un amore profondo. Forbici, sono
piccole, perché poi queste qui ora io le userò anche per le Midori, ma principalmente vengono usati come orecchini, perché sono piccolissimi rispetto al tradizionale della Midori. Vedete quanto sono belli? C'è lilla, fucsia, nero, Tiffany, crema. Sono bellissimi, sono proprio belli, quindi sono proprio contenta. Quindi questi, proprio tutto bello. Poi, un'altra cosa che vi volevo far vedere, fammi togliere tutta sta roba perché è una ciaffettaglia di carta, guardate che meraviglia. Questo qui praticamente funge da righello e funge, guardate che bello. Cioè questo noi cambiamo disegno sull'agenda tutte le volte che vogliamo, guardate. Sia gli animali che le onde, i cuori. Guardate che bello, ci si scrive dentro ed è la fine del mondo. Ti fa anche proprio come segnapagina. Quindi trovo che questo sia veramente una cosa stupenda. L'ho presa quasi per di bah, forse sarà, e invece no, è stupendo. Erano tre modelli, ho scelto questo perché c'era la giostra. Secondo me è il più bello. Poi vi faccio vedere, non voglio dilungarmi perché sennò dopo uno dice... Questo qui invece non so quanti sono, non mi ricordo, tanto sotto poi vi metto il link e poi lo vedete. Questi sono i sacchetti, mi sembra che l'ho pagati 75 centesimi. Guardate quanto sono carini. Dice Erika, che ce fai? Quando c'ho, praticamente già ce l'ho, quando mi deciderò di metterci le cose, perché tra una cosa e un'altra mi fermo, vedete i sacchettini? Guardate che bello, per metterci dentro gli omaggi, cioè, trovo che sia carinissima sta cosa. E quindi tanti sacchetti l'ho preso, ne ho presi 75, perché 75 potrebbe avere 75 vendite, ma manco questo mi dura 20 anni, mi dura sta roba, ecco, quindi 20, no, 25 sono, sì, 75, 25 sono, 75 il prezzo, ecco, 25 centesimi, Erika, 25 sacchetti, 75 centesimi, ecco, adesso mi è scappato bene. Quindi questo, poi andiamo a vederne un altro. Ah, questo è un altro righello che ho preso. Guardate che amore! Questo è un amore. Erika, se non lo inquadri, però questo lo devo far vedere. Che l'ho tirato fuori, io mi sono incantata. Guardate che bello questo qua. Questo ci passate dentro su tutto. Come ve lo faccio vedere? Proprio così, mi sa. Ecco. Questo si può scrivere, cioè queste si ripassano tutte, queste sono tutte caselline, guardate che meraviglia, queste tutte caselline, tutte caselline. Questo è ondulato, guardate che bello, ovale, rotondo, guardate che belli. Cioè questo è stupendo come il righello, questo va bene in una 5 perché questo è bello grande, però forte che c'ha la scritta qua, no? Trovo che sia stupendo, questo è proprio carino. Vedevo l'ora, io vedevo l'ora, devo ancora arrivare, tanta roba, non proprio tanta, però come era questi altri video che era veramente una cosa oscena per tanta roba, stavolta poi non riesco ad aprire più, ma perché? Perché tutto questo? Ah, questo è stato un dispiacere, ero sicura di aver preso i cactus. Che vedevo di? E invece sono arrivati questi, sì, è carina, è un amore, però è blu e non mi serve. Nel senso che a me mi piaceva questo qui, ma roba dei centesimi anche questo, ma proprio pochissimo. Vedete, sono tutte pennellate di colore blu, mentre io ho scelto tutti i cactus. Era un po' come i gattini dell'altra volta. Mi piacevano, ma questo qui proprio non mi dice niente. 7 metri, insomma, non è poco, è pagato comunque pochissimi centesimi. Non so se 20 centesimi, 30 centesimi, insomma, non prendo mai cose grosse, prezzi grandissimi, anche se a volte io vorrei la qualità a un prezzo basso e mi arrivano le tavanate. Ma questa è colpa mia, Questa è colpa mia. Poi... Questa è un amore, tutta una scatola di stickers, le ho tirate fuori, sono dispari. Dovrebbero essere pari, cioè uno stickers è solo, invece sono a coppia. E sono veramente graziosi.
Se riesco, mi è rimasto dentro proprio quello che piace a me, il marshmallow. Praticamente, vedete come sono? Sono tutti stickers a coppia, ma sono carini. Guardate, marshmallow, torta cioccolato. Ora questo è a coppia, io faccio vedere uno. Vedete, guardate queste che carine. No, ma un quadra? Sì. Vedete? Ma è proprio carino, eh. Guardate la torta. Per fare la decorazione, così all'ultimo, ecco, questo è il solo. Questo è solo. Guardate che belli questi qua. Quei lamponi. Guarda, ma a me fa venire fame sta roba, ma solo a me, ma cosa vedevo di? Guarda questo. Vabbè, questo è un amore proprio. Sarà i colori, io impazzisco questi colori, lo sapete. Ciambella, questa è la tortina. Queste le ciambelle, questa l'ho fatta vedere, questo qui, questo qua pure, guardate che belli questi, questo uguale, quei lamponi, questo qui, questo e questo, belli, mi piacciono proprio tanto, mi ci vorrà mezz'ora per mettere a posto tutto a me, ma non volevo fare una cosa proprio lenta lenta, volevo essere un po' più veloce. Eccoci qua, ho preso riposizionati perché come me l'hanno spediti loro non mi sono piaciuti, queste cose si rovinano, erano tutte ammassate qui dentro, io ho preso un sacchetto a bolle, praticamente sono 10 rivoli da 6, vedete? In AB, guardate che carini che sono, no questo non è AB, cioè è AB ma è fortissimo, dovrebbe essere un po' più tenue la cosa, guardate che bello. Sono rivoli e sono 10 in 16 mm, quindi si fanno dei bellissimi lavori con questo. Mi piace molto perché questo comunque mi permette, non sono originali, proprio no. Questo mi permette di 1,60 euro, l'ho pagati tutti, mi pare, ne costa uno, ecco, facciamoci a capire, quindi questi non sono originali, ma anche se fossero non lo erano perché comunque ci sono delle imperfezioni, però comunque per fare dei regali vanno benissimo e ho preso questa colorazione perché mi permette di lavorarci bene perché ha tutto, dall'arancione al blu, al Tiffany, al fucsia, al rosa, capito? A tutti i colori, quindi mi permette insomma di lavorarci bene. Quindi mi sono presa questi, felicissima. Quindi ricomincio a fare anche i miei pastrocchi che mi piacciono proprio in maniera incredibile. Erika, inserisci questo qui dentro e per ultimo, e poi chiudiamo. Me l'ero finito, quindi felicissima, l'ho ricomprato. Sto cippo, questo qui. È praticamente il filo elastico. Vedete che bello? Il filo elastico per fare le lavorazioni. Queste qui vanno benissimo. Semplici braccialetti. E la misura è 0,4, però non mi ricordo quant'era lungo. Non mi ricordo quant'era lungo. Qui non c'è scritto, no, non fare la figura, Erika. Ecco, non mi ricordo quant'era lungo. Comunque poi metto tutto sotto nei link, quindi poi si vedrà tutto. Ecco, questi sono i miei acquisti AliExpress. Con pochi centesimi sono felicissima, soprattutto per queste mappottelle che mi sono arrivate, quindi posso chiudere qua il video in bellezza. Vi mando un bacio, ciao a tutti!